Terme del Cireale, stiamo aspettando che finalmente l'ARS esiti la legge, di fatto l'articolato è stato approvato in alcune parti, dopodiché le terme speriamo tutti diventeranno appunto patrimonio della città di Acireale, nel senso che il comune, l'ente comunale potrà creare il bando per la gestione, diciamo, di questo bene che è veramente importantissimo per lo sviluppo economico della nostra città. Con i fondi del Patto per il Sud, stanziati dalla Presidenza del Consiglio, l'Assessorato regionale alle infrastrutture finanzierà per 791.720 euro il recupero e risanamento conservativo dell'immobile di proprietà comunale in uso al Commissariato di Pubblica Sicurezza, per 799.969 euro la manutenzione straordinaria della Chiesa di San Michele Arcangelo e per 260.165 euro gli interventi di recupero finalizzati al miglioramento della vita nella Chiesa Maria Santissima del Monte Carmelo di Aci Platani. Bene, rispetto al giardino Belvedere, io circa 3 mesi fa, ovvero nel mese di giugno, considerato il fatto che a tutt'oggi il giardino Belvedere risulta essere inaccessibile e impraticabile da parte non solo di soggetti con disabilità ma anche di persone normodotate, ho inviato tramite lettera protocollata al sindaco, all'assessore Danna e all'assessore Ardita una richiesta perché venisse realizzato un parco giochi accessibile all'interno del giardino Belvedere. Patto per il Sud, dichiara l'onorevole pentastellata Angela Foti, Matteo Renzi, è la vana marchi delle grandi opere. Viene qui a promettere infrastrutture irrealizzabili, un vizio che ha preso dai suoi predecessori, abili a raccontare favole per fare incetta di voti. Dello stesso tenore la posizione del gruppo Movimento 5 Stelle che ha votato contrario alla mozione della deputata Grasso relativa al patto per il Sud. Referendum costituzionale, il mio personalissimo parere, voterò assolutamente no e partirei da un ragionamento politico, nel senso che una riforma costituzionale dovrebbe avere la massima condivisione, quindi sono contraria sia per il merito che per il metodo, che ho assolutamente contestato dall'inizio. È arrivata la Tecra. Due le grandi novità. La raccolta porta a porta estesa all'intero territorio cittadino e l'introduzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti urbani ai fini della tariffazione puntuale. Il primo punta a un incremento della percentuale di raccolta differenziata e al raggiungimento in un breve termine dei dettami di legge vigenti in materia. Il secondo ha l'obiettivo di premiare i cittadini virtuosi attraverso l'applicazione equa e puntuale della TARI. I bombardamenti in Siria uccidono solo i civili, tanti bambini. Un massacro che le superpotenze mondiali stanno esercitando ai danni della popolazione inerme. Stiamo assistendo passivamente ad una carneficina. L'Europa tace complice, l'ONU non cava un ragno dal buco. I cittadini europei, statunitensi, russi tacciono, neanche una sgualcita bandiera della pace appesa ad un balcone. Niente, silenzio. Dramma che si consuma sotto gli occhi di tutti, con migliaia di immagini cruente che affogano nel silenzio. Processo Iblis, processo di appello. L'imprenditore acese Santo Massimino, unico tra 19 imputati ad uscire assolto per non avere commesso il fatto, ha tirato un grosso sospiro di sollievo. È stato anche disposto il dissequestro dei beni, compresa l'azienda che è stata sotto gestione commissariale.